Il 2 maggio 2023 qui a Castel di Sangro nasce per la prima volta il Club Napoli Castel di Sangro. In compagnia del presidente Roberto Marasco tracciamo il primo percorso, ma soprattutto le iniziative che avete realizzato in questi pochi mesi. Buonasera a tutti, sì, è nato il club il 2 maggio e dopo 20 giorni eravamo già 130 iscritti. Adesso ne siamo 150, è stato un riscontro abbastanza positivo in una comunità così piccola che fa 5-6.000 abitanti avere tutti questi tifosi iscritti qua a Castel di Sangro. Poi ci siamo adoperati tutti insieme, il direttivo e tutti i componenti del gruppo, per preparare gli addobbi al paese. Ci abbiamo pensato noi, non avendo fondi appena nati, diciamo, siamo ancora giovani, quindi ci abbiamo pensato noi, ci siamo autotassati e abbiamo cercato di addobbare nel nostro piccolo tutto il paese di Castel di Sangro. Qual è la mission del vostro club? Perché solitamente nei club si cerca di costruire un pubblico che possa seguire anche la vostra squadra del cuore. Invece, oltre a questi aspetti sportivi, quali sono gli aspetti sociali che il vostro club si prefigge? Noi diciamo ci siamo fissati un obiettivo, è quello di crescere sempre di più, di prendere una sede dove facciamo vedere le partite, dove ci saranno vari giochi anche per i bambini, perché abbiamo 25 bambini iscritti, quindi vorremmo creare un piccolo gruppo che stiamo tutti insieme, dove anche i bambini potranno divertirsi con noi invece di stare per strada. Con il collega Massimo Ugolini, oggi qui a Castel di Sangro, già alcune volte sei venuto qui a sciare a Roccaraso, sì, Castel di Sangro. Hai diletto anche questo, perché poi insomma, è una bella esperienza, è una bella giornata, poi c'è il Napoli, quindi è una festa. Parliamo del tuo libro. Oggi Massimo Ugolini diventa il tassista che va girando per le vie di Napoli e va a conoscere tutti gli aneddoti, tutti i segreti e anche quelle piccole chicche che si nascondono, soprattutto quando uno vive le strade della città. Cosa possiamo raccontare del tuo libro? Ma è che il racconto della notte prima dello scudetto, della partita che potrebbe, perché il condizionale fino alla fine bisogna tenerlo per scaramanzia, la partita che porterà lo scudetto, il terzo scudetto a Napoli, quindi è un escamotage ovviamente, questo giovane tassista che ha la passione per il giornalismo, che gira nel turno di notte prima della partita scudetto e raccoglie emozioni, i vecchi giocatori del Napoli che tornano proprio in città per vedere questi 90 minuti, è un po' il viaggio che ripercorre gli ultimi anni, soprattutto gli ultimi due, quelli della gestione Spalletti, ma anche l'avvento di De Laurentiis, i giocatori che hanno fatto la storia recente, che hanno dato quell'impulso decisivo per far ritornare a grandi livelli il Napoli, quindi è una notte di emozioni ovviamente che mi è piaciuto molto raccontare, perché comunque in qualche modo ripercorrono questi 19 anni dell'era De Laurentiis. Quanto posso offrire un tassista che si trova al servizio nel momento in cui il Napoli riesce a coronare il suo successo? Ma guarda, secondo me il tassista, tifoso del Napoli, che c'è 90 minuti, parcheggia il taxi entro allo stadio e quindi nell'occasione questo tassista vive la notte prima della partita scudetto, quindi ha tutto il tempo e la fortuna di vivere Napoli di notte, che è diventata una città bellissima, è sempre stata bella, ma sta vivendo un'età dell'oro straordinaria proprio in quest'ultimo periodo, e quindi è comunque un modo anche per raccontare la città, per raccontare la passione dei napoletani, per far capire magari a chi tifoso del Napoli non è che cosa vuol dire essere tifosi azzurri a Napoli. Hai visto, tu sicuramente seguendo il Napoli, questa grande evoluzione anche di comunicazione che comunque il Napoli sta avendo negli ultimi anni. Hai notato effettivamente questa differenza con il passato? Ma diciamo che è stata una crescita costante, tante cose ancora possono essere fatte meglio, ma questo vale per tutti. Certamente come il Napoli si è aperta molto di più al mondo, il Napoli ha assunto una caratura più internazionale, non fosse altro per i tantissimi anni consecutivi in cui disputa le coppe europee, quindi è un bel modo di scoprirsi al mondo senza paura, senza magari, ecco, il complesso che ha accompagnato tanti
tanti anni fa questa squadra e questa città. Napoli è Napoli, Napoli è una città più belle del mondo e merita di essere raccontata com'è. E c'è una città bellissima, aperta all'inclusione, straordinaria, piena di bellezze da visitare, con i napoletani che sono straordinariamente empatici con chi arriva, quindi secondo me può far sempre meglio, sicuramente fino ad ora è stato fatto molto.